E sono oltre 1 milione i bambini rimasti orfani ad Haiti, un disastro umanitario a cui gli operatori internazionali stanno cercando di far fronte in mezzo a mille difficoltà. Mila Cataldo. Stavo giocando a football fuori in strada con due amici quando abbiamo sentito il terremoto. La terra tremava, sono corso subito a casa, l'ho trovata distrutta, i miei genitori erano morti. Rodrigue ha 12 anni e piange al ricordo di quel sisma devastante che in pochi secondi ha distrutto tutto, la sua città, la sua casa, la sua famiglia. Rodrigue è uno dei tanti orfani di Haiti, 1 milione di bambini, secondo le stime dell'ONU, soli al mondo o che hanno perso almeno un genitore dopo la violentissima scossa dello scorso 12 gennaio. Per Rodrigue e per le migliaia di bambini haitiani abbandonati, l'UNICEF cerca non solo di offrire assistenza, ma anche di favorire un ricongiungimento familiare laddove sia ancora possibile. Il terremoto ha separato tantissimi bambini dai propri genitori, racconta Carolyn Baker dell'UNICEF. Per noi è importante radunarli, trovarli, registrarli e solo dopo aver fatto ogni sforzo per rintracciare i loro genitori o eventuali parenti, se non è possibile reinserirli nelle loro famiglie, solo allora si penserà all'adozione internazionale, nazionale o a forme alternative di assistenza. Vengono censiti piccoli orfani di Haiti così vulnerabili, facili prede per i trafficanti di bambini, una piaga endemica nell'isola caraibica anche prima del sisma. Assieme alla Croce Rossa e all'organizzazione Save the Children, l'UNICEF punta a costituire un database che aiuti alla loro identificazione e all'individuazione di altri familiari sopravvissuti alle catombe.